Amici dell'avventura, benvenuti in questo nuovo viaggio assurdo insieme a me. Quest'oggi partiamo dal Cairo per poi finire nei prossimi episodi tra Luxor e Abu Simbel. Buona visione. Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova fantastica avventura. Assurdo contro. Mi trovo a Giza, sono esattamente di fronte alle piramidi. In questa avventura vi porterò proprio qui, in Egitto. Andiamo. Giza sarà proprio la nostra prima tappa di viaggio. In questa città, come tutti sapete, si trovano le tre piramidi più famose di tutto l'Egitto, quella di Cheope, Kefren e Micerino, che andremo a visitare subito. Dopo aver fatto il biglietto di circa 10 euro, procediamo all'ingresso della zona delle piramidi, lasciandoci subito ammaliare dalla sfinge. Assurda. E ritrovarmi qua, dietro alle piramidi, penso fosse uno dei sogni della mia vita. Le tre piramidi sono famose per la loro precisione architettonica e l'antica tecnologia utilizzata nella loro costruzione. La piramide di Cheope è anche una delle sette meraviglie del mondo antico. Sono state erette durante l'antico regno d'Egitto, tra il 2580 e il 2560 a.C., e servivano come tombe per i faraoni. L'unico consiglio è di stare un attimo attenti perché tutti vi chiederanno se volete fare il giro. No, that's ok. No, no, tutti vi chiedono. Italy. Always. Italia 1. Italia 1. Signor. Sì. Hey, I am Egyptian, mustache. Mm-hmm. Ho detto regalo, ho detto no, ho detto regalo per italiano. Okay, that's okay, no, no, that's okay. No. Hey. No. Thank you. Ciao. Ciao. Ciao signor. Ciao signore. Stavo proprio di questo. Che proveranno a vendervi di tutto, quindi fate un attimo attenzione. Queste cose magari ce la fate, però vi fanno fare il giro del cammello, vi dicono che è gratis, poi vi chiedono soldi, quindi attenzione. Però in realtà è anche tranquillo, cioè basta dire di no, proseguire dritto ed è fattibile, anche da soli camminando. Delle tre, la piramide più grande è quella di Cheope, poi in ordine abbiamo quella di Kefren, con ancora del rivestimento di pietra calcarea sulla sua punta, e infine quella di Micerino. Ma non sono solo tre le piramidi in questa zona. Esattamente qui è possibile entrare dentro alla piramide di Kefren. Nella maggior parte delle piramidi è possibile anche entrare con un biglietto aggiuntivo acquistabile in biglietteria. Io sarà che me la stavo facendo tutta a piedi, ma non avevo voglia di ritornare indietro a fare il biglietto. Sapete però che non è molto consigliato l'ingresso alle persone claustrofobiche, ma sicuramente potrebbe essere una bella esperienza. Ma continuiamo con la nostra avventura. E ora ci troviamo nell'ultima piramide delle tre grandi, che è quella di Micerino. Se anche voi come me decidete di non prendere cammello, cavallo o cose del genere, sapete che comunque potrete andare dove volete con i vostri piedi, anche se tantissime persone cercheranno di fermarvi, ma è proprio per vendervi il giro, quindi voi dite grazie e proseguite. È una stalla praticamente questo posto, comunque è pazzesco, sei circondato da cammelli, sono più cammelli che persone. E da questo punto qui puoi vedere tutte e nove le piramidi. La visita alle piramidi è una di quelle esperienze che consiglio di fare a tutti almeno una volta nella vita. Sono così assurde, immense e misteriose. Un luogo davvero unico. E ci sarà qualcuno che mi chiede sicuramente, ma è sicuro vedere le piramidi di Giza? Assolutamente sì. Ci saranno persone che provano a vendervi qualsiasi cosa, ma basta dire di no, essere gentili e proseguire. Io me le sono fatte completamente in solitaria, senza guida, senza niente. Forse quest'ultima ve la consiglio, proprio per conoscere qualcosa in più. Adesso sono uscito dalla zona delle piramidi, sto andando a pranzo da qualche parte, spero, in questo caos che è Giza. Stop veloce di 5 euro a Giza e si parte in direzione delle altre piramidi. Per spostarvi in tutta la zona vi consiglio assolutamente Uber, super super economico. Adesso il mio simpaticissimo Uber mi ha portato qui a Saqqara a vedere le piramidi di Saqqara per l'appunto. Qui c'è una delle piramidi, anzi la piramide più antica d'Egitto, ma penso più antica del mondo probabilmente, perché alla fine sono egiziane le piramidi. Adesso andiamo by walk perché come ho detto ai miei amici egiziani sono forte, potente e bravissimo. Adesso saliamo qui nelle dune del deserto e andiamo a vedere la piramide. La piramide più antica del mondo si trova proprio qui, a Saqqara, ed è la piramide di Djoser. Fu costruita intorno al 2670 a.C., da per l'appunto Djoser, un faraone dell'antico regno. Questa piramide era diversa dalle sue sorelle, infatti questa è fatta a gradini, a sei livelli sovrapposti. L'architetto Imhotep è spesso attribuito alla sua costruzione. Il complesso comprende vari edifici e cortili per scopi religiosi e cerimoniali. Questa piramide rappresenta un importante passo evolutivo nell'architettura delle tombe reali.
è arrivata l'ora di lasciare anche questa piramide qui di Saqqara, bellissima, la prima della storia. Wow. Adesso ci prendiamo un Uber e torniamo in centro. Non so se farmi un giro al Cairo, non so quanto safe sia la sera, secondo me è tranquillo. Vediamo. Beh amici, comunque vi dirò, per 6 euro a notte con questa vista al tramonto, secondo me merita tutto. E poi è super tranquillo in realtà questo posto. Mi dispiace essere da solo perché c'è tipo un sacco di posti da chillare, c'è la barbecue. Adesso vado a mangiare dal mio vicino di casa, vediamo se trovo cosa da mangiare. La sera vado a mangiare in un posto da local, patatine e sandwich ad appena 1 euro. Un posto da veri egiziani, insomma. Raga, con le piramidi alle mie spalle vi auguro una buona notte. Ci vediamo domani che abbiamo un'altra giornata intensa al Cairo. Buonanotte. Patatini, buongiorno. Ci troviamo ancora a letto in realtà. In realtà stavo andando giù ma mi sono accorto che mi hanno lasciato la colazione in camera, ma troppo carini. Cioè, avevo letto che era incluso, però vabbè, cioè, ieri non mi aveva portato nessuno. È pazzesco. Alla fine 10 euro abbiamo portato tipo l'omelette e un sacco di cose, cioè una figata, wow. E praticamente questa via è la stalla di cavalli. È sempre bellissimo. Adesso andiamo a guardarci un caffè e poi andiamo in centro al Cairo, che ancora dobbiamo visitare. Ah, ci sono anche i cammelli là. E dopo il mio amato caffè turco, dritti a prendere l'Uber, che si va al Cairo finalmente. E siamo finalmente dentro al Museo Egizio, il più grande del mondo, il più importante del mondo. Il Museo del Cairo è uno dei musei più famosi al mondo. È stato fondato nel 1902 e ospita una vasta collezione di reperti archeologici egiziani, con oltre 120.000 oggetti in esposizione e un numero ancora maggiore conservato nei suoi archivi. Tra gli oggetti esposti nel museo troviamo statue, sarcofagi, papiri, gioielli, manufatti religiosi e molto molto altro. Comunque sì, è una figata, però è disposto tipo a caso. cioè tipo un sarcofago mollato lì. Totalmente random, però molto affascinante, molto in stile egiziano. Tra le opere più celebri troviamo il tesoro di Tutankhamon, una straordinaria collezione di oggetti rinvenuti nella tomba del giovane faraone, che includono il famoso elmo d'oro, la maschera funeraria e numerosi altri oggetti. Anche la nostra visita al Museo Egizio l'abbiamo fatta, sono veramente molto contento, mi è piaciuto. Forse è meglio con una guida, almeno capivo un po' di più, sebbene comunque le cose principali le ho viste, lo volevo vedere, l'ho visto, tutta camo l'ho visto, quindi sono mega mega felice. Adesso penso prenderò un Uber, andrò in centro a Khalili. Non so se si chiama così. E dopo la visita al museo non può mancare un giro per le vie del centro del Cairo, quindi altro giro di Uber e alta corsa. Siamo finalmente nella vera vita del Cairo, nel disastro del Cairo. Adesso andiamo dentro al souk, sono mega entusiasta di questo posto che amo, secondo me. Anche perché sono tipo l'unico occidentale, fa morire. E non poteva assolutamente mancare un giro nel souk o mercato più importante della città, che è nel Khalili. Questo affascinante quartiere è uno dei più antichi mercati orientali nel Medio Oriente, risale a circa 600 anni fa. Il mercato ha un'atmosfera davvero vivace e pittoresca, con stradine strette, vicoli e una vasta gamma di negozi e bancarelle. Se c'è una cosa che mi fa impazzire di questi posti è proprio immergermi in queste strade in cui sono l'unico occidentale. È fatto un po' strano, però è veramente bellissimo perché ti immergi completamente in un'altra cultura. Ma il mercato non è solo shopping. Qui potete anche rilassarvi bevendo un tè alla menta o fumando un po' di narghilè in uno dei numerosi caffè e ristoranti della zona. E dopo il mio folle giretto per il bazar, dritti a mangiare. Anche quest'oggi molto molto economico. Con il mio amico Uber sono venuto qui
nella cittadella del Cairo, che è quest'area dove ci sono tutte le moschee, circondata da mura, ed è bellissimo, è super caldo. La cittadella è un'importante fortificazione storica situata sulla collina del Mukattam del Cairo. Fu costruita nell'875 d.C. dal governatore musulmano Ahmad ibn Tulun, ma divenne famosa come la cittadella di Saladino, quando Saladino, per l'appunto, la ricostruì nel XII secolo. Al suo interno si trovano molteplici strutture famose, tra cui la moschea di Muhammad Ali, una delle moschee più iconiche di tutto il Cairo. E ci siamo visti anche la cittadella, non mi hanno fatto tenere il microfono, in più il tipo della sicurezza mi ha fatto bere il suo tè personale, non ho capito perché, però, ok. Adesso prendiamo un Uber e andiamo a vedere la Torre del Cairo, credo. La Torre del Cairo è stata costruita nel 1961, è un'iconica struttura alta 187 metri, è la seconda struttura più famosa d'Egitto dopo le piramidi. E abbiamo fatto anche la visita alla torre. Spendo 8 euro, vale la pena? Sì, è abbastanza. Anche se la visita era solo per il bar praticamente, quindi devi prendere qualcosa un po' per forza, però vabbè, ci sta. Esperienza, anche questa è l'ultima esperienza del Cairo. Il Cairo è davvero una figata, ma ha tanti tanti problemi. È una città immensa, con più di 20 milioni di abitanti, super inquinata, un casino, ma l'ho veramente amata. E dopo il nostro giro torniamo a Giza, dove incontro un mendicante che mi accompagna per tutta la sera a mangiare in un posto da veri local. E pensate che mi aspetta anche finché non finisco, perché aveva paura mi facessi investire. Gli egiziani sono davvero un popolo fantastico. Ma amici del cuore, questo primo episodio in Egitto è finito. Ci vediamo settimana prossima con la puntata a Luxor.